Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Sabina Ciuffini è quella definizione che l'ha fatta passare alla storia. Grazie a lei il termine valletta ha assunto una valenza ed un'importanza ben maggiore rispetto al passato. Lei ha assegnato a quel ruolo un'anima ed un peso fino ad allora impensabili. Cosa fa oggi la valletta più famosa della televisione? Vi sono dei personaggi che sono entrati nella storia della televisione per aver interpretato dei ruoli diventati poi indimenticabili. Qualche esempio: Gino Cervi, nei panni del commissario Maigret, oppure, ai giorni nostri e per rimanere nell'ambito del genere giallo, Luca Zingaretti ed il suo commissario Montalbano. Ma gli esempi che si potrebbero fare sarebbero infiniti. E poi c'è chi, nella storia della televisione, vi è entrata per aver dato una nuova vita ad un ruolo fino a quel momento quasi secondario. Con lei la valletta è diventata un soggetto pensante e parlante, una co-protagonista, non più soltanto un bel viso da porre accanto al presentatore. Sabina Ciuffini infatti non è stata mai una valletta, è sempre stata la valletta. Ma cosa fa oggi Sabina Ciuffini? La grande intuizione di Mike Bongiorno. Nella vita di ciascuno incontrare la persona giusta al momento giusto è la più grande delle fortune, perché può cambiarti la vita. E così è stato per Sabina Ciuffini, quando sulla strada della sua vita è apparso Mike Bongiorno. Come ha raccontato l'ex valletta, in una sua recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica e pubblicata su Milano Repubblica.it, da un giorno all'altro si è ritrovata da studentessa del liceo Giulio Cesare di Roma valletta in televisione, accanto a Mike Bongiorno e con uno stipendio di 15.000 lire a settimana. Un ottimo stipendio in quegli anni, ancor di più per una studentessa. E così è arrivato il quiz dei quiz, Rischia tutto, accanto al conduttore re del quiz, Mike Bongiorno. Per 4 anni, dal 1970 al 1974, Sabina Ciuffini è stata una sorta di co-conduttrice. Una presenza vera accanto al maestro. Lei che dialogava, discuteva con lo stesso Mike Bongiorno creando dei siparietti all'interno del quiz assai gradevoli, perché spontanei. Lei che per prima ha osato portare la minigonna in televisione, anche se leggermente più lunga rispetto alle misure canoniche, diventando poi, lei stessa, un'icona delle giovani degli anni 70. E parlando di Mike Bongiorno lo ricorda con grande affetto, definendolo un grande lavoratore, molto disciplinato. Si ribellava soltanto in una precisa situazione, ovvero quando, ogni anno, la Rai cercava di cambiarmi. E riuscì sempre ad imporsi. Mezzo secolo dopo quel periodo indimenticabile, cosa fa Sabina Ciuffini? Sabina Ciuffini oggi. Sabina Ciuffini è stata sposata con l'imprenditore Franco Ceccarelli, dal quale si è poi separata. La coppia ha avuto 2 figli, Jacopo ed Ilaria. Quest'ultima ha abbracciato la carriera artistica, infatti è una cantante conosciuta con lo pseudonimo Sonaria. Oggi Sabina Ciuffini è un'imprenditrice, una produttrice titolata della ONI, con sede a Milano. Se pensiamo che è nata in Argentina, il 4 agosto 1950, possiamo affermare con certezza che è stata la prima argentina ad avere successo nella televisione italiana. Anche in questo è stata un'antesignana. Yeah.